La memoria storica della nostra collettività legata al gioco e all'apprendimento dei bambini attraverso l'attività ludica. E questo è il patrimonio che ci consegna l'autore del libro C'erano una volta i giochi, Salvatore Buscemi, già direttore didattico. Il libro è stato presentato ad una platea coinvolta e attenta. L'evento è stato organizzato dall'Università delle Tre Età di Gela. L'obiettivo dell'Uni3 era proprio questo, cioè attraverso il lavoro del professore Buscemi divulgare quelle che sono le tradizioni, il patrimonio culturale della nostra società e si spera che non vengano completamente dimenticati. Con l'avvento di questi giochi elettronici che costringono i ragazzi a stare seduti e non a uscire per strada a giocare insieme a compagni reali, ma appunto si isolano. Questi giovani nativi digitali che hanno a che fare soltanto con strumenti elettronici rischiano di perdere un'occasione per l'apprendimento delle emozioni. Ma i giovani nativi digitali, questo è un termine tra l'altro che si usa da poco, non possono capire il significato dei giochi di strada di una volta, il valore, la funzione che svolgevano quei giochi. Per cui, in quanto nativi digitali, dimostrano molta competenza nell'uso di queste tecnologie informatiche e digitali. Ma non si avvedono, non si accorgono dei rischi che corrono quando questo uso diventa dipendenza, dalla dipendenza dai giochi virtuali e da questi strumenti informatici, il passaggio ad altre dipendenze più pericolose, alle dipendenze da sostanze, il passo è breve. Dobbiamo lavorare per fare in modo che il patrimonio culturale, che è stato il patrimonio culturale delle passate generazioni, possa ancora una volta essere trasmesso alle generazioni future, perché è veramente un patrimonio culturale frutto di secoli e di millenni, lo abbiamo ereditato. Certamente col tempo questo patrimonio va incontro a delle trasformazioni, ma il nostro compito è trasferirlo alle generazioni future. Le illustrazioni del libro sono state realizzate completamente a mano, con che tecnica? Con la tecnica, diciamo, con grafia, con l'inchiostrachina, la tecnica, diciamo, dei fumetti, diciamo così. Perché sono frutto di un'immagine che ho vissuto negli anni 50.